Sia lodato Gesù Cristo. Siamo giunti in questo cammino di preparazione alla festa di San Pio, al settimo giorno. E la parola di Dio ci viene incontro con questo breve brano del Vangelo, in cui il Signore è richiamato da uno dei suoi discepoli, perché la madre e coloro che sono i suoi fratelli lo vogliono salutare, lo vogliono vedere. E come molte volte accade nel Vangelo, vediamo Gesù che ha una reazione che ai nostri occhi può sembrare un po' cruda, per non dire crudele, una madre che vuole vedere il proprio figlio, i parenti che lo vogliono salutare. E lui risponde con una frase lapidaria: i miei fratelli e mie sorelle sono coloro che compiono la volontà di Dio. Sono coloro che dalle parole che hanno ascoltato hanno messo in pratica queste parole e sono diventati effettivamente miei discepoli e hanno compiuto a pieno ciò per cui erano stati chiamati. Ma che cosa in profondità ciò vuole significare? All'interno di un cammino di santità alla quale tutti noi siamo chiamati. Sull'esempio certo di San Pio da Pietralcina e di tanti altri santi, San Francesco d'Assisi in primis. Qual è il significato più profondo di quello di mettere in pratica le parole? Perché bisogna fare molta attenzione, che non è una messa in pratica semplicemente moralistica, di una morale, di essere buoni, di essere capaci di compiere il bene, di essere continuamente attenti e vigilanti ai propri errori e riconoscere i propri errori. Credo che tutto questo venga di conseguenza a che cosa significa entrare in un cammino di santità. Ieri abbiamo detto che il cammino di santità ha un aspetto particolare che è quello della restituzione, del riconoscere che Dio ci ha dato grandi doni e noi li dobbiamo semplicemente restituire. Noi qui stiamo celebrando l'Eucarestia, ma praticamente noi stiamo facendo un grande gesto di restituzione. Non facciamo altro che restituire al Padre la vittima grande, immacolata, che è Cristo. Nell'Eucarestia noi non compiamo altro che questo grande gesto di restituzione. E noi tutti sappiamo come San Pio viveva o celebrava il mistero dell'Eucarestia con grande attenzione, con grande disponibilità, dentro, possiamo dire, quel clima, quell'atteggiamento che era cosciente di compiere qualche cosa che era più grande di lui. Com'è possibile? Ci insegna Padre Pio. Com'è possibile che Dio ci dia la forza, la capacità, la libertà di restituire a Lui il Figlio che Lui stesso per primo ci ha donato? Ecco che nel cammino di santità entra proprio questo aspetto del compiere fino in fondo la volontà di Dio. E noi lo recitiamo, lo diciamo, tutte le volte che recitiamo il Padre Nostro. Forse lo diciamo molte volte un po' troppo in fretta, un po' troppo, come dire, per abitudine, senza pensarci. Ma quelle parole in cui diciamo sia fatta la tua volontà, sono parole che dovrebbero incidere nella
profondità il nostro cammino di santità, il nostro cammino che è stato abbracciato dalla santità di Dio, dalla bellezza di Dio, dalla verità di Dio, dalla bontà di Dio. Essere consapevoli che sia fatta la tua volontà significa in maniera grande ma allo stesso tempo umile che noi che preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato entriamo in questa vita di Dio per sua volontà, perché Lui ci è per primo venuto incontro, per primo ha compreso o abbiamo compreso che Lui ci ha amati per primo, prima ancora che noi andassimo incontro a Lui. E San Pio ce lo dice ogni volta che celebra l'Eucarestia. È il Dio che mi viene incontro, è Lui che per primo mi abbraccia, è Lui che per primo mi dice che mi vuole bene, è Lui che per primo ha compreso ciò che è il mio bisogno. Certo, San Pio lo sapeva fare in maniera grande perché era entrato in maniera potente dentro il mistero di Dio e incontrando gli occhi della gente, delle persone, degli uomini, delle donne che andavano da lui perché avevano riconosciuto che nella loro vita non tutto era andato secondo il volere di Dio, Padre Pio li colpiva già negli occhi, già comprendeva ciò che stava dentro il loro cuore. È un dono che ha avuto Padre Pio. Noi dobbiamo soltanto balbettare qualche cosa davanti a questo dono ricevuto, già di comprendere ciò che mancava alla vita di uomini e di donne che andavano a chiedere il perdono di Dio. Allora San Pio ci insegna che è possibile compiere la volontà di Dio secondo il suo disegno, il suo progetto, che è tuttavia un progetto che si scontra molte volte con le nostre aspettative di facilità, di un percorso breve, di prendere una scorciatoia, di non dover percorrere quella stessa strada che ha percorso Cristo, che è la strada che lo ha portato alla croce. Perché, fratelli e sorelle, se noi nascondiamo questo mistero di redenzione, che è la croce, noi nascondiamo, veliamo, tradiamo, possiamo anche dire, la volontà di Dio. Non riusciamo a comprenderla. Padre Pio, e noi lo sappiamo tutti, e oggi, 20 di settembre, si commemora questo momento in cui Padre Pio riceve il dono delle stimmate, le ferite dell'amore, le ferite dei chiodi, la lancia che gli ha spezzato il costato a Cristo e che lui porta impresse dentro il suo corpo. È la via della croce. Lui per un dono particolare, grande, per un mistero ancora più potente, che Dio si rivela dentro gli uomini che accolgono questa strada. La croce segna il nostro cammino, ma non è una croce solitaria, è una croce che ha insieme il crocifisso, che ha insieme Gesù, colui che si è consegnato volontariamente alla morte e ha dato una testimonianza grandiosa dell'amore di Dio attraverso il suo sangue, attraverso lo spargimento di questo elemento di vita che è il sangue. Ha irrorato tutta la terra di questa benedizione di Dio. Se ieri si diceva che dobbiamo riconoscere e riconsegnare, restituire al Signore tutto quanto abbiamo ricevuto, oggi la parola è quella di entrare
in questo mistero della croce, in questo mistero del sangue che è sparso. Oggi poi celebriamo questi martiri della Corea e noi sappiamo che i martiri sono coloro che hanno donato la propria vita, che hanno sparso il loro sangue, che non si sono tirati indietro, che molte volte non hanno detto neppure una parola, ma sono diventati una testimonianza profonda della volontà di Dio che vuole salvare l'uomo attraverso la vita di Gesù, attraverso la vita del crocifisso, attraverso lo spirito e il sangue che vengono dal costato di Cristo. Padre Rupnik qui ha voluto esemplificare il mistero di questo spargimento di sangue, di questa testimonianza muta che dà il sangue con quel mosaico che è un po', come dire, differente e differisce da tutti gli altri, perché ci colpisce, è rosso, molto rosso, con una particolarità. La bocca del Cristo è chiusa, invisibile, resa invisibile dal sangue, perché quel rosso non è una tunica, ma è il sangue che viene sparso su tutta la terra, una testimonianza muta. Come possiamo dire, è stata muta la testimonianza di Padre Pio, delle sue piaghe, della sua ferita del costato, della sua ferita della spalla sulla quale era poggiata la croce di Cristo. Una testimonianza muta che pure è diventata potente, perché è così. Coloro che si affidano, si restituiscono, fanno il dono di sé totale al Signore, diventano umili come l'Eucarestia, come il Cristo che si nasconde umile in poco pane e in poco vino, ma diventa testimonianza potente che Dio trasforma in bellezza, in verità, in bontà. Preghiamo il Santo Padre Pio da Pietrelcina, lo preghiamo in questo particolare giorno, perché ci doni anche noi di ammirare la volontà di Dio che per nostro amore ha aperto le ferite nel corpo di Cristo e ci ha dato un rifugio sicuro, un rifugio grande, un rifugio potente. Ci aiuti il Signore ad entrare in questo cammino di santità per essere ricompensati con la vita che non finisce mai. Pace e bene.